Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Mari ed oggi voglio farvi vedere degli acquisti low cost per quanto riguarda i bijou che ho fatto online. Mandiamo la sigla e cominciamo! Eccomi qua ragazzi! Allora, come voi sapete io faccio di necessità virtù il low cost. Mi sono divertita tantissimo a sfogliare le applicazioni, a guardare un pochettino di cose online ed ho deciso di prendere delle piccole cosine, molte altre ancora me ne devono arrivare sinceramente, ma già ne ho raccolte un bel po' e anziché fare un video lunghissimo preferisco farmene diversi durante il mese, durante questi mesi. Anzi, fatemi sapere giù nei commenti se questa tipologia di video vi intriga, vi piace oppure no, a me piace tantissimo l'idea. Allora, iniziamo con Amazon. Su Amazon mi è capitato ultimamente di trovare delle offerte a 99 centesimi di bijou e li ho voluti provare. Ho preso nello specifico questo ciondolino molto ma molto elegante, fine, molto semplice ma nello stesso tempo abbastanza appariscente. Avevo preso anche gli orecchini ma sinceramente non li sto trovando, figuraccia. Però sono sincera, se li dovessi trovare ve li faccio vedere in fotografia. Allora, ve lo recensisco immediatamente. Per quanto riguarda il ciondolo e gli orecchini, mi sono trovata molto bene. L'unica cosa che non mi è piaciuta già dall'inizio è questa collanina, perché subito è diventata nera. Per cui io adesso la cambierò e metterò una collanina, una catenina in argento che non si annerisce immediatamente. Però per quanto riguarda il ciondolino, se voi vedete, è veramente molto luminoso. Non mi posso assolutamente lamentare di questo. Ho preso invece su Wish un anello in coordinato, perché non ho visto sinceramente su Amazon, e ho preso questo anello in coordinato che però, ecco, ve lo lascio così perché sennò andiamo fuori fuoco, che però se voi guardate un po' la differenza è veramente completamente diverso per quanto riguarda la brillantezza. Per cui insomma sì, li posso anche indossare insieme, però allora io per quanto riguarda la misura degli anelli mi sono regolata con le misure che c'erano scritte su Wish e devo dire che mi sono trovata benissimo per quanto riguarda anelli Wish. Io prendo una misura numero 18 e quindi ho preso la 8. Benissimo, perfetto, mi calza perfettamente come vedete, quindi sono andata alla grande. Continuiamo con però Amazon. Scusate, ho fatto la parentesi perché questo l'ho preso su Wish e mi piaceva farvelo vedere. Passiamo sempre ad Amazon e ho preso, eccoli qua, scusatemi ma io li devo prendere di lato, ed ho preso questo altro quest'altra parure, come messa al contrario ovviamente, sì, quest'altra parure. Guardate che carina, io adoro questo colore, non so voi ma a me piace tantissimo, poi ovviamente risalta il colore dei miei occhi. Questa è la collanina, il ciondolino con la collanina, e questi sono gli orecchini. Adesso ve li faccio vedere e indosso invece gli orecchini, vi faccio vedere come mi stanno. Questi li ho già messi, gli orecchini sì, li ho indossati e mi sono trovata benissimo, sono molto belli. No, ho messo anche quella. Questa qui, differentemente da quella color diamante con i brillanti, non si è scurita, non mi ha dato l'effetto nero poi dopo un po' che l'ho indossata, per cui quella è bocciata ma questa è sicuramente promossa. La differenza fra la fotografia e quello che ho preso in realtà è quasi nulla, ecco, è proprio così come l'ho vista e mi è arrivata, quindi sono veramente soddisfatta al 100%. Mentre tempo fa avevo acquistato al mercato quest'altro paio di orecchini che io adoro, però non ho avuto mai occasione di metterli proprio perché non avevo collana o bracciale o anello da poter accoppiare. Ed eccoli qua, questi sono così a goccia, come vedete, questi sono bellissimi, a mio parere sono molto ma molto più eleganti di questi. Questi sono bellissimi proprio, questi qua si possono mettere, eccoli, forse un po' più bassi, sono più perfetti, più adatti
ad essere indossati, mentre questi qua sono proprio così, che cadono, che si muovono. Io adoro questa tipologia di orecchini. Il colore della pietra è molto simile, ma è molto più grande, molto più appariscente, diciamo, molto elegante. Se voi pensate di poterli indossare con un semi raccolto, con un raccolto, veramente bellissimi. Poi andiamo avanti invece e vi faccio vedere un'altra collezione che ho preso. Questa volta l'ho presa su Wish. Cominciamo quindi tutta la kermesse di Wish. Vi faccio vedere una delle cose che mi sono più piaciute in assoluto, questa parure di bijou, veramente molto ma molto ma molto scarsa tra virgolette. Questa qua io l'ho presa gratis, se non mi sbaglio, pagando solo le spese di spedizione, quindi veramente costi super low cost. E questa qua è la sua collanina in coordinato, è molto lunga, cioè insomma non è lunghissima, però è abbastanza lunga. Ve la faccio vedere subito, la indosso. Ecco qua, facciamo finta che l'ho agganciata. Questo qua è il ciondolo che arriva fino a qui ed è molto molto bella. Questa qua non si è assolutamente scurita, e insieme al bracciale, la collana, ho preso anche gli orecchini, era tutto insieme, quindi era proprio una parure, un completo. Vi lascio giù nel box informazioni tutti i link di questi prodotti, così potete andare a vedere. Soprattutto Wish ha l'abitudine purtroppo di cambiare i prezzi, per cui a volte quello che io oggi prendo gratis con spese di spedizione, domani lo trovate magari a 3 euro, 4 euro. Se andate ricorrelati però riuscite a trovare anche il prodotto simile, uguale, che possa costare magari meno, insomma, eccetera eccetera, perché i venditori molte volte vendono sempre gli stessi prodotti. Andiamo avanti, vi faccio vedere invece un'altra bellissima collana che ho preso insieme agli orecchini, e questa è meravigliosa, è stata una delle mie preferite, me l'avete vista indossata forse in qualche foto su Instagram. L'unica cosa che mi è successa, ma adesso la riparo al più presto, è che giorni fa Alice piangeva, me la sono messa in braccio e con il peso del suo colpicino mi ha rotto un anelletto che agganciava questa parte qua, quindi adesso me la devo semplicemente agganciare. Questa l'ho indossata diverse volte, non si è assolutamente scurita sul corpo, specialmente in estate, l'ho indossata quando sono stata fuori, quindi sudore e cose varie, non è assolutamente cambiato nulla. E questi qua sono gli orecchini abbinati alla collana, guardate che carina. Ho scelto questo colore perché proprio potevo adattarlo con tantissimi outfit che avevo. Anche questa, se non mi sbaglio, era gratis, pagando solo le spese di spedizione. Passiamo all'ultimo completino che ho acquistato, e sto aspettando ancora la terza parte. E sì ragazzi, questa volta mi sono voluta sparare la chiappera, come si dice a Catania. Da tanto tempo io vedevo questo gioiello, il cuore dell'oceano, famosissimo gioiello creato apposta per il film Titanic, gioiello dal quale poi iniziò tutta la storia del film Titanic. Ho voluto acquistarlo perché ho detto, ma io mi voglio sparare questa chiappera, voglio comprare il cuore dell'oceano e me lo voglio mettere quando faccio le serate, che non venga a nessuno in mente di chiedermi di cantare il Titanic, perché non ne posso più, l'ho cantata per tantissimo tempo, l'avrò cantata almeno 1000 volte questa canzone, non ne posso più, non la canterò mai più in vita mia, ma questo me lo volevo comprare. Allora, devo essere sincera, è molto bello. L'unica cosa è che in fotografia, vi lascio ovviamente sempre accanto le foto della realtà contro l'aspettativa, sembrava molto più grande, e questi brillantini mi sembravano più piccoli. Una cosa della quale non mi sono accorta immediatamente quando l'ho acquistato è che c'era questa T. Questa T che è stata ad indicare il Titanic, non me ne ero accorta assolutamente, perché se me ne fossi accorta avrei preso un'altra cosa. Comunque ragazzi, ormai è qua, anche questo gratis, pagando le spese di spedizione che saranno state 1 euro o 2 euro al massimo, e quindi se può fa. Si sono incastrati tutti i capelli dietro la collana, quindi praticamente non avevo agganciato la collana, avevo agganciato
i miei capelli e adesso non si sganciano più. Dulcis in fundo, per terminare questa carrellata di piccoli bijou super super low cost che ho acquistato online, ho preso anche il braccialetto che immaginavo fosse molto più bello sinceramente, invece la qualità di questo bracciale è veramente molto scarsa, sono rimasta veramente scontenta. Molto scontenta, lo indosso ugualmente perché figuratevi, non mi creo nessun problema, però sinceramente non ha niente, ma proprio niente a che vedere con il ciondolino. Ho acquistato anche l'anello di questa parure perché ho voluto fare collana, ciondolo, anello e bracciale, però ancora mi deve arrivare, quindi questo lo vedrete nel prossimo video. Voglio chiudere questo video con l'ultimo prodotto, l'ultimo articolo che invece ho acquistato non online, ma l'ho acquistato tramite una mia amica. Questo qua è della Avon, ma questo è veramente il top del top, mi è costato 8 euro anche questo, quindi low cost, ma questa è una cosa stupenda che metterò molto presto in una delle mie serate. Come voi sapete, io canto nei locali, quindi insomma, cosa c'è di meglio nel far vedere la propria mano agghindata e sistemata per l'occasione? E guardate che cosa ho preso, un attimino scusatemi perché è tutta chiusa benissimo dentro la sua carta velina. Ho preso un baciamano in oro, ovviamente finto oro, con i suoi anellini. Un attimo che io mi tolgo questo e vi faccio vedere. Eccolo qua, qua ci sono gli anelli che vanno posizionati come più ci piace. Mi dispiace se sentite rumore di motori o cose varie, ma c'è un caldo incredibile e registrare con la ring light è veramente allucinante con questo caldo. Eccolo qua, il mio braccialetto meraviglia, guardate che bello, con i suoi anellini. Eccolo qua, come vedete è bellissimo, lo devo soltanto un po' accorciare, ma temo che se lo accorcio forse girando, piegando il braccio mi risulta poi troppo stretto e mi tira da qua. Ora come ora è molto lungo e accorcerò anche questi altri, ma ben venga che sia così, perché ovviamente non tutti abbiamo la mano della stessa misura, la mia è un po' più piccolina, quindi va bene così. Ma guardate che meraviglia questo bracciale baciamano, insomma è bellissimo. Ok ragazzi, la mia carrellata di bijou low cost comprati online e non perché questo l'ho comprato dalla mia amica Valeria è terminato. Io spero che questa tipologia di video vi piace, qualora vi piaccia mi raccomando non dimenticate di scrivermelo giù nei commenti. Non dimenticate neanche di seguirmi su Instagram, di iscrivervi al canale, di lasciarmi sempre un like di supporto. Qui si sta morendo di caldo, non so se si nota, ma veramente c'è un caldo terribile. Vi mando un grande bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!